Ehi, ehi, calmati. Così. Brava. Va meglio? Così appiccicoso. Bene. Cos'altro vuoi fare? Ti disturbo? Claire, non ti ho sentita entrare. Con chi parlavi? Sto chattando. Komura saresti tu? Esotico, eh? È un nome strano. Stai davvero parlando con qualcuno? Certo. Chissà che persona c'è dall'altra parte. Non so dirtelo, Claire. Però scrive delle cose pazzesche. Potrebbe essere un ciccione di 70 anni. Oppure uno psicopatico. E con questo? Tess. Vuole che tu... Io non credo che tu possa accettare. Beh, siamo nella rete, lascialo sognare un po'. Quando esci, ti spiacerebbe chiudere? Sì. It'll take some time to find your heart and come back home. You could walk for miles, cross every river and find you're not alone. 'Cause I'll be there. Now I'm there, but you need me now. Lo sai che ho smesso. Così Jody è a casa di Becky? Eh? Ci va tutte le sere. E ci resterà per molto? Non lo so. Ah. L'aria è molto calda stasera. Eh sì. Davvero calda. Non mi piace sudare. Sì, lo so. Cosa ne dici? Non possiamo, Terry, noi... Facciamo una passeggiata. Ti mostro i pascoli. Riempirmi di formiche? No, grazie. A che pensi? Sto pensando a uno spray per insetti. Lo spruzzerei ovunque. Torna a casa e fatti una doccia fredda. Got to know, say goodbye. Hey, you.
racconti, Blaze? Non è pronta per lavorare? No, non ancora. Qual è il suo problema? Sta entrando in calore, ma invece di tergiversare, perché non mi dici che cos'hai così la facciamo finita? Beh, secondo me dovremmo fare più vita di società. Il tipo della rete ti ha mollato? Claire, non scherzare, ma voi quando vi trovate? Soltanto ai matrimoni? Anche i funerali sono molto gettonati. Perché non invitiamo Nick e Alex a cena? Faremo un barbecue. Oh, accidenti. Bisogna ripararla. Lo farà Jody. No, Jody non può venire a sistemarla. Oggi deve controllare il mulino. Beh, e mentre lavori, pensa anche al barbecue con i Ryan. Sono troppo presi, non hanno tempo per certe cose. Ah, tutte scuse, hanno i timer per le trivelle, fanno l'inventario al computer. Scommetto che inseminano le mucche con un telecomando. È abbastanza? Sì. Ma stai contando? Sì, sono già 30 metri. Può bastare, procedi. Terry! Per la miseria! Ok, calmatevi, andata. Non hai pulito il tubo del carburante. E che mi dici del serbatoio? L'hai riempito tu, è da lì che nasce il problema. Se volete litigare, fatelo pure, ma prima finite il lavoro, va bene? Jody! Jody! Qui non c'è. Se la vedi, dille che Claire vuole che sistemi la baracca prima di pranzo. Qui, Roy! Guarda cosa ho trovato, la rete da tennis. Hai rovistato in cantina, eh? Mi è venuta un'idea. Dopo il barbecue li sfideremo a tennis. Non dovevi portare le pecore al pascolo? Non hanno voluto uscire dal recinto. Che cosa ne pensi? È una buona idea. Roy, vieni. Hai già finito di lavorare? Non incominciare, mi sono rovinata le mani per pulire gli abbeveratoi. Devo sistemare la baracca e poi devo ancora raccogliere lo sterco. Prima finisci qui. Becky, la vera vita è altrove, credimi. Alla baracca? Sai cosa intendo, ad Adelaide o a Sydney. E che cosa vorresti fare? Non lo so, ma credo che sia arrivata l'ora di pensarci. Vorrei fare la stilista, ma nessuno si farebbe dare dei consigli da una che maneggia concime. Forse dovrei recitare. Può ballare, ho talento, sai? Papà ti sta cercando. Digli che non mi hai visto, ti crederà, vedrai. Ehi, Alex. Cambiati, c'è da sistemare il serbatoio del carburante. Ho un appuntamento. Mi spiace, dovrai rimandarlo. Mettiti al lavoro. Lo faccio domani. Adesso. Non dire una parola. Imbecille. Idiota. Ma che stupidi, devono aver preso dalla tua famiglia. Cosa? Ah, no, non ci pensare nemmeno e non usare il mio bagno.